Benvenuto, caro pescatore, punto esclamativo. Mi chiamo Alfi e ti mostrerò come catturare enormi pesci. Iniziamo da qualche piccolo pesciolino. Si parte piano e poi piano piano si allarga. Vi è mai capitato di andare in un albergo talmente marcio da aver paura che durante la notte il gestore venga in camera tua per espiantarti un rene e rivenderlo al mercato nero? A noi sì. In quelle situazioni, quando ti connetti al wifi dell'albergo, pensi sempre: bene, chissà se mi fregano i dati, chissà se guardano quello che sto facendo, chissà se si fanno i fatti miei. È una sensazione che abbiamo molto spesso quando andiamo in un posto che non ci è troppo familiare. Ecco perché esistono i servizi come NordVPN, Virtual Private Network, che ti consentono di stare più tranquillo quando ti connetti da posti che non conosci, fosse anche l'internet café. Quindi, prima di tutto, è una protezione per la tua privacy e per proteggere il tuo dispositivo da attacchi di diverso tipo. In secondo luogo, è molto molto utile quando si va all'estero e si vogliono mantenere le abitudini che si hanno in Italia, perché esistono tantissime applicazioni che purtroppo sul web sono soggette a geoblocking. Il geoblocking è un sistema che non ti permette di utilizzare una certa applicazione magari nella tua lingua se non sei in Italia. Ad esempio, io sono abbonato a Netflix, voglio usare Netflix, voglio guardare le mie serie Netflix. Se vado fuori dall'Italia c'è Netflix, ma non ho accesso al Netflix italiano, magari perché in quel paese è bloccato. Con un servizio VPN io mi connetto come se mi connettessi dal mio paese e quindi ho tutti i contenuti che voglio nella mia lingua. Questa è un'altra cosa molto molto comoda. Tra l'altro, NordVPN è una piattaforma che è stata studiata per essere molto user friendly. Io non sono assolutamente uno smanettone, non sono assolutamente la persona che si mette lì che cerca numeri, cifre, no. È una piattaforma molto molto amichevole e che tra l'altro è stata sviluppata da persone che da anni si occupano di sicurezza online. Quando fai qualcosa su questa applicazione non resta traccia di quello che hai fatto. NordVPN non tiene una cronologia di quello che hai fatto. Anche volendo non potrebbe dare i tuoi dati a qualcuno perché tutto quanto per politica interna viene azzerato non appena tu lo fai. Quindi vi mettiamo qui il link per NordVPN e qui c'è il nostro codice che vi farà avere uno sconto. Oh, il sarago dobbiamo pescare, che comunque al lago se ne pescano un sacco. Tipico sarago di lago, vabbè, ok. Ma come davvero? Si fa a pescare al lago il sarago? Benvenuti su Quello Intanto Terra. A sinistra potete vedere Renzo che dice: Guglielmo, ci sei? Io scrivo Guglielmo. Sì, Guglielmo, ci sei? Ho trovato una rota oceanica. Una porta oceanica, hai scritto. Allora, ragazzi, per un pescatore scrivere una pesca, cioè, è meglio curargli che la mamma gli deve morire male. Cioè, occhio, sta arrivando un sarago di... Tipico sarago. Dai uno strappo alla lente. È partito il combattimento col pesce. Sta scritto a sinistra. Madonna, che... Ma è un romanzo. Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per recuperare il pesce alla superficie. Se la tensione è troppa, rilascia leggermente per non danneggiare canne e lenze ed eventualmente romperle. Ma è un sarago, non è che è un squalo sotto. Allora, ragazzi, sarago di lago, vediamo, magari ci sbagliamo noi, non... Ma il sarago... Ragazzi, è brutto sto pesce. Questo è tutto fuorché un sarago. Il sarago è un pesce di lago, si chiedono nel 2012. Lezioni di pesce. Sì. Solitamente il sarago nasce, vive e si riproduce in mare. Fino a qua lo sapevamo. Ma se vi venisse in mente di dargli degna sepoltura sotto un letto di patate e tumularlo al forno a 200 gradi in un laghetto di Vernaccia, beh, allora in quel senso possiamo dire che il nostro buon sarago, almeno una volta nella vita, si sia fatto una bella nuotata al lago. Il sarago è di mare. Ma veramente, l'ha detto, piccolo. Scusa, perché quello piccolo è tipico del lago. Sarago. Sarago. Ma il sarago non è tipico del lago, il sarago piccolo. Poi la grande... I pesciolini amano il pane. Continuiamo con le con le lezioni di grande pesca. Ci facciamo giocare i nostri. Io devo farci giocare. Chiamiamo i nostri genitori, ci giocano loro qua. Io dico, il sarago vive nei laghi insieme alla triglia.
Attrezzati con i vermi che hai ricevuto in premio per aver completato l'ultima missione. I vermi sono utili per catturare triotti rossi e scardole. Trovi la tua esca nella tua attrezzatura. Cattura triotti rossi piccoli. Triotti rossi piccoli? Non so manco che cazzo sono. Attrezzatura, verme. Cioè, se volessi usare il verme, no? Ma cambiamo posto, andiamo in montagna. Sì, ma metti che voglio usare il verme. Attrezza, vedi che sta scritto attrezza. Ma, ok. Quindi mo con questo ci pigli i triozzipi. Vai, prendi il triottide. Bravo, bravo. Eccolo. Ti faccio vedere eccolo, come arriva. Arriva nel tri... No, questi sono i giallini selvatici. Oh, madonna, tutti. Vai, strappa la lenza! Mamma mia, deve essere un pesce gigante questo. Gioco di merda. Mamma, iniettato poi di rosso all'occhio. Il triotto. Ne devo prendere tre. Comunque è bello sto gioco. Vai, prendi il pesce luminoso. Ma è uno spermatozoo. No, è un pesce gatto che non mangia queste cose qua perché non mangia viziato. I vermi, non mangia i vermi. Però attirerò dei triozzifi. Secondo me il pesce gatto lo devi prendere mentre abbocca un altro pesce piccolo. Dici? Vai. Vai, sei bravissimo, guarda come lo tiri di là. Non è un marlin, ci sta mettendo 3 anni. Ma questo è grosso, eh. Questo che è? Una tinca. Falso dente di Alfi mi hanno dato perché ho preso un abramide russo medio. Mezzo chilo? Oh, mezzo ma chilo. Ma io sono del parere che i nomi di sti pesci sono super cazzolati perché... Come diceva? Io comunque penso che questo gioco sia veramente una merda per pensionati, posso? Cioè, davvero... Però fammi provare un attimo il feeling con ti faccio, i pesci. Sì, sì, ma ti faccio provare il feeling. È tanta roba, eh. Io... È proprio divertente, l'azione di pesca ad essere divertente, secondo me. Allora, prima di tutto, questo lo attrezziamo. Poi l'amo, ci mettiamo questo qua, il doppio A. La lenza, che ce fa quella dei poveri. La canna dei ricoveri, guarda qua, guarda che canna che ti prendo io. Te ne esci tu, questo fino a 3 kg tira. Quindi adesso... E poi metto... Basta, ok. Oh, vedete come si pesca, raga. Guarda che cazzo. Che cazzo è successo? Hai visto? Guarda dove posso tirare. Madonna, è moda. Questa è una canna. È sempre vicino, però alla fine. Guarda, guarda che pesce sto prendendo, questo qua. Quello è un violone nano. E mo per portarlo qua ci metto una settimana. Che pesce grande! Ragazzi, ho preso un pesce grandissimo. Ci metto una settimana per tirarlo, ma è grande. È molto grande il mio pesce. Dite che è il ritmo. Dai, vieni qui. Guarda, guarda che pesce grande. Sono emozionato. Hop. Hop. Guarda qua, così si pescano i pesci. Ma te ne esci tu. Ma che cazzo ne sa? Bravissimo, ho toccato quasi un chilo fa. Sarago grande rosa di fiume. Di lago. Ho sbloccato pure il livello 5. Ma che cazzo ne sai tu? Questo è grosso. Magna come un animale, magna. Ma perché questo rumore alla menta dentro? Perché quando morde. Che pesce grande, vedi? A me mi dice che pesce grande. Che pesce grande. A te l'avevi detto che pesce grande. No, però mi ha detto che ci sono i saraghi nel lago, quindi non gli darei troppo peso. Comunque è un giochino per cellulare. Guarda, guarda, l'ho preso il pesce grande. Wow, questo fa meno 6 kg. E che questo è il pato strano. 1,9 kg, il temolo grande. Scusa. E c'ho pure il profumo di pera sotto. Racconta Guglielmo che ho preso un pesce di 3 kg. No, era 1,9. Eh? 9? Era 1,9. Anzi, 9. Da bravi pescatori. Ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay e noi insultiamo i pescatori, si chiamerà sto gameplay. Che pesce grande! Ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay e vedremo il pesce grande di Redes. Ciao Redes!